dobbiamo in qualche modo creare dei modelli in delle zone che sono a basso rischio e verificare quello che c'è bisogno per, da una parte, eliminare queste misure di contenimento sociale, dall'altra parte per garantire la sicurezza. Mascherine, tamponi, individuazione degli asintomatici. La fase 2 deve mappare la popolazione, ma serve un modello che possa essere esteso piano piano a tutta Italia. E suggerisco di provare prima su una zona, verificare l'impatto su una zona, perché poi l'impatto si può anche verificare, perché quando lei solleva tutte queste misure si può verificare con le transazioni che avvengono sui POS, sul banco, sulle carte di credito, si può immediatamente capire come l'economia riparte e quanto tempo riparte, cioè ci sono proprio degli indicatori. Ecco, io sono sempre convinto che noi abbiamo bisogno di una metrica per stabilire quando eliminare queste misure e come valutarle. La metrica significa che dobbiamo misurare qualche cosa. Il caso di Vo, studiato da Crisanti, ha completamente studiato per ben 2 volte l'intera popolazione del piccolo comune dei Colli Ogani ed è stato importantissimo perché ha evitato il propagarsi del virus. Siamo andati una seconda volta e questo è un aspetto molto importante, perché c'erano un bassissimo contagio, ma che comunque c'era, e abbiamo potuto eliminare quei residui e a questo punto l'abbiamo completamente bonificata. Quindi Vo rappresenta, a mio avviso, il modello che ci permetterà successivamente di eliminare dei cluster nel momento in cui questi si ripresenteranno. Se si ripresenteranno dei cluster, la ricetta per eliminarli è quella del modello Vo, ovvero fare uno screening attorno ai contatti della persona con sintomi per evitare di isolare gli asintomatici, che sono un pericoloso veicolo del virus. Sicuramente ha un'importante funzione nell'individuare a posteriori le zone dove il virus si è diffuso di più, e queste sono zone molto interessanti, perché sono zone dove probabilmente ci sono ancora casi di residui infetti, quindi sono zone che poi devono essere in modo campionate invece che da fuori. Cioè, ecco, diciamo, l'analisi sierologica ci può dare la visibilità di dove andare a fare delle indagini microbiologiche mirate invece di andare a caso. Pertanto anche le riaperture, le eliminazioni delle misure di distanziamento dovranno essere graduali. Non c'è economia sana in una società che non sia pertanto sana.